Il piccolo Dante e tanti altri bambini che, come lui, sono affetti da emofilia, sono i protagonisti del social movie che ha aperto la conferenza di presentazione di Emofilia in a Day, videoracconto di chi conosce molto da vicino questa patologia del sangue provocata dalla carenza di alcuni fattori coagulanti. Storie di famiglie italiane raccolte durante la Giornata Mondiale dell'Emofilia del 2018, un progetto che vede coinvolte 9 associazioni di pazienti con il contributo di Sobi. Abbiamo ascoltato Francesco Cucuzza, consigliere della Federazione di Associazioni Emofilici, e Chiara Lopreno, Communication Manager di Sobi. Come qualità di vita, il paziente con emofilia sicuramente ha subito un miglioramento della qualità di vita negli ultimi anni, grazie all'arrivo dei nuovi farmaci e di quelli che da qui a poco arriveranno sul mercato. Un'iniziativa importante per far conoscere meglio cos'è l'emofilia, quindi per portarla anche in case che non ne hanno mai sentito parlare grazie a questa voce dirompente dei Casa Surace. Testimonia dell'iniziativa gli attori di Casa Surace. Abbiamo realizzato uno spot per questa campagna di sensibilizzazione su questa malattia, perché diciamo abbiamo scoperto anche noi di essere ignoranti in materia, di essere malati. Ho scoperto di non averla. Ho scoperto di essere ignoranti, punto. Punto. E quindi grazie a questo video siamo riusciti a fare sensibilizzazione usando l'ironia, usando anche la comicità, perché spesso può essere usata per essere un ottimo canale di informazione. Ad aprire il dibattito lo specialista del Centro per le Emocoagulopatie dell'Ospedale Santo Bono Pausilli Pon di Napoli, Michele Schiavulli. Grazie all'avvento delle nuove terapie, la qualità di vita di questi pazienti e la storia anche della malattia è cambiata grazie alla profilassi e all'utilizzo di terapie sempre più sicure e sempre più efficaci, che ci hanno consentito di ridurre il numero delle infusioni e anche un po' gli aspetti della spesa sanitaria.